Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi primo Vlogmas. Finalmente è arrivato dicembre. Pia un pochettino di tosse. Noi ci siamo appena svegliati. Sono le. Adesso ve lo dico. Aspettate. Il telefono. Vabbè, non lo so che ore So, sono. che ore sono? Sono le 9:27. Sono le 9:27, ci siamo svegliati. Manuel e Giorgia si stanno preparando perché devono andare a catechismo. E intanto adesso ci alziamo anche noi, così do colazione a Pia. Perché poi devono andare a messa Gabriele e Sabrina. Devo accompagnarli su. E quindi partiamo con questa domenica già super impegnata. Poi più tardi deve venire l'idraulico che ci viene a fare il preventivo per mettere i termosifoni, perché finora andavamo avanti con le stufe, ma continuano a buggarsi, diciamo, non funzionano. L'anno scorso è stato un casino riuscire a scaldarsi, perciò ci siamo rotti e mettiamo i termosifoni se tutto ci riesce come dovrebbe. Io vado a aggiustarmi un po' perché sembra una sconvolta e niente, ci vediamo più tardi. Complimenti. È stata Pia mentre stavo registrando. Se schiacci i bottoni e si accende, e fa l'aria alle persone. Allora, ho portato i bambini su a messa e hanno detto che vogliono tornare a piedi anche se fuori, come avete visto, piove. Anzi, adesso veramente sta proprio diluviando. Io ho ancora i capelli che sembra una sconvolta, ma vabbè, ci penseremo dopo che faccio la doccia. E qui sto mettendo a posto un po' di roba, sto levando ancora le cose che non gli vanno più, eccetera, eccetera. Qua invece sto mettendo la roba che gli va, di Sabrina e Giada. Adesso vado ad appendere il calendario dell'avvento che ho preso per loro. Ve lo faccio vedere. Ho scelto quest'albero perché essendo loro in 5, per i quattro non celiaci lo trovavo facilmente, il calendario dell'avvento ce ne sono tantissimi. Mentre invece per Gabriele, che è celiaco, era difficile trovarne uno come si doveva, cioè trovarne uno proprio, io almeno non l'ho trovato. Se voi lo conoscete, qualcuno senza glutine, lasciatemelo nei commenti di qualche marca, l'anno prossimo vedrò di girare prima. E allora ho deciso di prendere questo. Vi spiego cosa ho deciso di fare. Dentro metterò un indovinello. Loro dovranno risolvere questo indovinello e così troveranno il regalo di quel giorno lì. Ovviamente li nasconderò giorno per giorno e i bigliettini li metterò giorno per giorno. Mi sono aiutata con degli indovinelli presi su internet perché la mia fantasia vacilla un po'. E quindi adesso dobbiamo solamente metterci dei pezzettini di scotch qui nelle punte, perché sennò sta in avanti invece che stare bello appiccicato al muro. Comunque, questo qui è quello che abbiamo scelto, è in feltro e ha 24 caselline. E niente, adesso devo andare a prendere i regalini per nasconderli e a preparare appunto l'indovinello. A dopo. Mi sono dimenticata di farvi vedere che c'è anche questa caramellina appesa a un filo che serve per andare a segnare il giorno. Quindi loro la inseriranno quando andranno a prendere l'indizio. Quindi più tardi, quando prenderanno l'indizio del giorno 1, prenderanno questa caramellina, la metteranno lì giorno 2 uguale e via così.
bigliettino, l'ho messo con l'indizio e la sorpresa l'ho nascosta. Mi sono dimenticata di dirvi che io per me volevo prendere un calendario di make up, ma poi alla fine ho visto che ci sono un sacco di cose che non sono capace ad usare e non è che mi piace tanto usare, così sono andata, ho preso dei prodotti io e poi li ho dati ai bambini, e i bambini un giorno sì e un giorno no decideranno che cosa farmi trovare. Oggi è giorno 1 con questa bellissima coccarda, quindi ci sarà un regalino anche per me. Chissà cosa scelgono di farmi trovare. Sì, sì. Ma io già da loro tutti i secchi. Goccia dopo goccia, se ti lavi vai. Doccia! Adesso scopro io il mio regalo, vediamo cos'è. Una matita! Per gli occhi della Kajal Beauty Woman. Mangia! Questa ci sta lì. Adesso ci puliamo un po' col bavaglino. Puliamo un po'. È troppo sporco. Via! Lei ha fame, non interessa di essere pulita. Lei ha fame. Ma la devo pulire dopo un po'. Ma tanto che Giada da mangiare a Pia, io preparo il pranzo per noi. Abbiamo finito di mangiare e questo è quello che c'è dopo. C'è un po' di casino, ecco, insomma, e adesso mi metto qui e riordino tutto quanto. Per prima cosa levo le cose dalla lavastoviglie che ci sono pulite e poi metto quelle sporche. E intanto i bambini intrattengono un pochettino Pia. Prendo la bacinella e il sacchetto, butto via la spazzatura indifferenziata che c'era, accumulo da una parte tutta la plastica e tutta quanta la carta e poi riempio la bacinella e inizio a lavare i bicchieri, i biberon e le varie pentole che ci sono. A questo punto svuoto la bacinella e poi mi è venuto in mente della plastica, allora l'ho messa tutta in una borsa da portare via per andarla a schiacciare e appunto sciacquo tutto, metto tutto nello scola piatti quello che ci sta, pulisco il lavandino e il resto lo appoggio sul piano del lavandino. Poi passo ai fornelli, li pulisco. E intanto sto guardando il video di Ludovica Luggiati, il suo primo vlogmas. Asciugo bene tutto quanto e poi vado avanti a riordinare. Ecco, finalmente ho finito. Benissimo. Finalmente è arrivato anche per me il momento di aprire un calendario dell'avvento. Ho preso questo qui su Amazon a 9,90 euro della Lipton.
scritto, è ancora chiuso, lo andiamo ad aprire. C'è scritto che ci sono 48 filtri. Adesso, siccome qua c'è questa cosina che lo chiude, la vado a levare così poi guardiamo come è dentro assieme. Allora, dentro è così. Ecco. Ci sono dei disegnini veramente molto carini. E adesso andiamo subito ad aprire la prima casellina. Allora, ci sono due bustine. Che si chiama? Vediamo se... Eccoli, si chiamano Petal de Jasmine, Petale de... vabbè. Comunque adesso lo andiamo a provare e così vi dico com'è, se è buono. Allora, ecco qui il tè, è venuto un po' chiaro perché l'ho fatto in troppa acqua, anche se ho messo tutte e due le bustine, ma va per una tazza e quindi nel pentolino l'ho messo io e ne ho messa molta di più. Vabbè, comunque è molto buono. È un tè verde aromatizzato, ho guardato dietro, e adesso mi metto a preparare la cena. Faccio le patate con i cavolini di Bruxelles, tipo in padella, e poi faccio una frittata al formaggio. E questa qui è la nostra cena. Questo primo vlogmas è finito, spero che vi sia piaciuto, se è così lasciate un like, iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare la campanellina per vedere i nostri prossimi video. E è tutto, a domani con un nuovo vlogmas, ciao!